Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Benvenuti a questa edizione del nostro notiziario in questo venerdì 21 giugno, nel quale la Chiesa celebra la memoria di San Luigi Gonzaga. Inaugurata ieri la cittadella dell'accoglienza a Pescara, la presenza del presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, dell'Arcivescovo di Pescara Penne, presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, Monsignor Tommaso Valentinetti, e di varie autorità civili. Voi siete la testimonianza dell'Italia migliore al di là di certe rappresentazioni di maniera, ha detto il Cardinal Bagnasco, per il quale in Italia si assiste la persona portatrice di bisogni anziché rispondere semplicemente ai bisogni della persona. Per Monsignor Valentinetti, a Pescara accogliamo tutti, anche i più bisognosi. È stato raggiunto ieri pomeriggio nell'ambito della conferenza Stato-Regioni l'accordo tra le autonomie locali ed il governo per consentire alla Regione Abruzzo di rateizzare in 2 anni i pagamenti dovuti alle altre regioni e relativi alle prestazioni sanitarie effettuate nel 2009 dai cittadini abruzzesi al di fuori dell'Abruzzo. La casa di cura Villa Pini di Chieti è stata venduta all'asta alla Santa Maria De Cryptis SRL di Montesilvano a 31.050.000 euro. Alla vendita hanno partecipato anche l'attuale gestore Nicola Petruzzi con la società Seagull, offrendo 26.850.000 euro, e la casa di cura Santa Camilla SPA, la cui offerta si è fermata a 31 milioni. Villa Pini, che era di Vincenzo Angelini, è finita all'asta dopo il fallimento decretato dal Tribunale di Chieti nel 2010. L'offerta base era di 16 milioni. Con l'obiettivo di ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro in Abruzzo, è stato sottoscritto ieri all'Aquila un accordo che punta a formare i giovani da inserire nei settori che offrono occupazione. Uno degli obiettivi principali, spiega la presidente dell'Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio, Letizia Scastiglia, è quello di fornire agli studenti un know-how, cioè una serie di conoscenze che consentano loro di inserirsi nel mondo del lavoro subito dopo la conclusione del percorso scolastico. L'assessore alle attività produttive del comune di Chieti, Antonio Viola, a margine della riunione del comitato tecnico per l'attuazione dell'accordo di programma che è stato siglato tra il comune di Chieti e la Camera di Commercio e all'obiettivo di rivitalizzare il marketing del centro storico, si è detto molto soddisfatto dell'incontro. Tra le priorità condivise, la necessità di potenziare i canali di informazione che riguardano i siti culturali ed archeologici, ma anche le attività economiche e commerciali cittadine. La consigliera della provincia di Pescara, Antonella Allegrino, che è membro della Commissione Politiche e Sociali, esprime soddisfazione per i 34 volontari che saranno impegnati a seguito dell'approvazione regionale di progetti di servizio civile presentati dalla provincia di Pescara. Finalmente, dopo 3 anni di inattività su questo importante settore, spiega l'Allegrino, l'amministrazione Testa ha deciso di partecipare al bando regionale che dà la possibilità ai giovani di fare un'importante esperienza civile e lavorativa. Parliamo ora di trasporti. La linea ferroviaria rappresenta uno degli assi portanti dell'economia pescarese regionale
e attorno al trasporto su ferro si sono sviluppati rapporti strategici della nostra città con il resto del paese e dell'Europa. Su quella linea vanno investite risorse e nuove progettualità, partendo dalle potenzialità di una regione che è di fatto la cerniera fisica ed economica del territorio intero. Lo ha detto il vice sindaco di Pescara, Berardino Fiorilli, nel giorno della rievocazione del treno storico Pescara-Penne. Oggi è prevista la processione religiosa per la festa di San Luigi Gonzaga a Pescara. Alle 18.30 è prevista la deposizione della corona nel monumento presente nella piazza antistante la parrocchia. Il corteo religioso partirà invece alle 19 dalla chiesa di San Luigi per muoversi in piazza San Luigi, via dei Peligni, via Socrate, via Marconi, via Mazzarino, via D'Ascanio, via Tommaso da Celano, via dei Petruzzi, via Tibullo e rientro in piazza San Luigi. Ovviamente ci saranno da parte dell'amministrazione comunale provvedimenti viari proprio per questa ragione. Pescara chiama Rio, questo è il tema della giornata mondiale della gioventù vissuta a livello dell'arcidiocesi di Pescara-Penne con l'arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti a Città Sant'Angelo il 27 e 28 luglio prossimi. Per informazioni si può contattare Don Domenico Di Pietro Paolo all'email domenico.dpp@libero.it, oppure si può visitare il sito www.diocesipescara.it/giovani. Il 22 giugno prossimo si terrà all'Aquila, si terranno due importanti iniziative patrocinate dal Comune, dall'Assessorato alla Cultura: la transumanza a pedali e la lunga marcia per l'Aquila. I ciclisti arriveranno a Roma in bicicletta, mentre i camminatori sono partiti lo scorso 25 maggio dall'Emilia terremotata per abbracciare la città abruzzese. Chi volesse unirsi all'entrata in centro storico a piedi e in bici potrà partecipare all'appuntamento al teatro di Amiternum. Seconda e ultima data dell'evento Gioca in Famiglia all'Abbazia, organizzato da Musealia per le famiglie con bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Appuntamento sabato 22 giugno, quindi domani, presso l'Abbazia Cistercense di Santa Maria Arabona a Manoppello, in provincia di Pescara, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Nel corso della mattinata si terrà anche una breve cerimonia per ufficializzare la donazione all'Abbazia da parte di Musealia di 3 pedane che garantiranno l'accesso alla sala capitolare anche alle persone con disabilità motoria. E siamo così alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con sole caldo nelle ore centrali, temperature da 24 a 32 gradi e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto poco mosso. Ed era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara-Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci alla prossima edizione. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.